Buongiorno bambini, anzi buon pomeriggio, benvenuti alle fiabe virali. Benvenuti da Erika e da Lucrezia. Oggi fiaba nuova e divertente che si intitola La rana, il gatto e la gallinella. La rana, il gatto e la gallinella vivevano insieme in una comoda casetta di legno dietro l'aia. Era ordinata e pulita, ma non certo per merito della rana o del gatto. La gallinella faceva tutto il lavoro, mentre loro due oziavano pigramente a letto. La gallina puliva la casa, accendeva il fuoco, faceva il bucato, cucinava. Perché non mi alzate? Gridò una mattina. Il tempo è bellissimo. Potreste pulire il pavimento, ma pure potreste pulire le finestre, e potreste andare a tagliare la legna, Ma la rana si limitò a girarsi nel letto e a ficcare la testa sotto le coperte. Il gatto disse: «Miau, io vorrei dormire, ma come faccio se tu non smetti di scoccodare?» La gallinella prese un pacco di farina e disse: «Oggi faccio il pane, che mi accende il forno?» «Io no, miau!» sbadigliò il gatto stiracchiandosi. «Cra cra, io no!» gracidò la rana da sotto la coperta. E la gallinella andò a prendere la legna, accese la stufa, si lavò ben bene le penne nell'acquaio. «Chi mi aiuta ad impastare?» «È facile! E basta tirare la pasta un po' più in là, e... mettere un po' di salina e poi cuocere.» «Cra cra, io no!» brontolò la rana. «Non ho capito bene come si fa, cra cra!» E così la gallinella impastò il pane da sola e lo infornò. Dopo un po', un delizioso profumino di pane fresco si sparse per tutta la casa. Il burro? «Miau, io no!» sospirò il gatto. «Ho ancora troppo sonno!» «Cra cra, io no!» si lamentò la rana. «Sono troppo stanca, cra cra!» E così la gallinella andò dalla mucca a prendere del buon burro giallo. Poi tornò a casa. «Chi mi aiuta a tagliare il pane?» chiese appoggiando la pagnotta fresca sul tavolo. «Miau, mi fa tanto male una zampina!» gemette il gatto. «Cra cra, mi potrai tagliare?» si lagnò la rana. «Chi mi aiuta a mangiare il pane?» «Miau, io!» gridò il gatto saltando giù dalla scala. «Cra cra, anch'io!» strillò la rana saltando fuori dal letto. «Oh, mi cari, non disturbatevi! Mangerò io il pane per voi, oh gatto! Ti fa male la zampina, dovremmo fare una puntura!» «Rana, hai paura di farti male? Potresti romperti un dente a mangiare il pane!» «Ne mangio io, tranquilli, dopo ti porto a fare la puntura, gatto!» E mettendosi la pagnotta e il burro sotto l'ala, corse fuori di casa e si infilò nel granaio. E da sola si mangiò tutto il pane e tutto il burro. Oh! Sempre natalizia! È vero! Buon pomeriggio a tutti!
E grazie di averci ascoltato. Vi ricordiamo che dovete inviare i vostri disegni di... fantasmi. Che paura! Disegni di fantasmi a fiabe@culturalshock.it entro domenica. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, bambini. Cucù. 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 Cucù.